Le religioni non è più solo festival, è anche un progetto annuale che si concluderà il 30 maggio del 2019 e che prevede un percorso a tre tappe. La prima tappa è appunto il Film Festival Popoli e Religioni dal 10 al 18 novembre, e il cui sottotitolo è L'età imperfetta, intendendo con ciò, da un titolo di un film, l'adolescenza. Ecco. La seconda tappa è un seminario filosofico che abbraccerà l'arco temporale del mese di febbraio in quattro sabati, con relazioni di filosofi, di sociologi e di psicologi sul tema del dialogo generazionale, con particolare riferimento al contesto dei giovani d'oggi nel mondo, nella dimensione sempre interculturale e internazionale. Poi dei laboratori nel mese di marzo, dove si farà con dei tutor del counseling filosofico un'esperienza di condivisione esistenziale per i giovani. La dimensione del gruppo è molto importante, perché i problemi dell'uno diventano quelli dell'altro e si fa chiarezza. Infine, terza tappa, il percorso di alternanza scuola-lavoro. È un po' una novità, ma non molto, perché con il liceo artistico l'Istes è già in rapporto, in convenzione da diversi anni, e questa si concretizza prevalentemente nel Festival del Cinema, in una fase preparatoria e poi seguente, finalizzata all'acquisizione di abilità relative al mondo multimediale, alla costruzione anche di video e alla capacità di gestire criticamente la informazione digitale. L'altro percorso di alternanza scuola-lavoro è con i licei statali Angeloni. Dico i licei perché le scienze umane e linguistico vi partecipano con un doppio binario, il cui fine è l'intravedere, anzi l'acquisire, se vogliamo, i prerequisiti della mediazione culturale, e si compone di momenti che durante l'arco dell'anno scolastico prevedono riflessioni culturali, filosofiche, sociologiche, ma anche stage pratici, concreti, all'interno delle strutture di servizio della Caritas diocesana. Un percorso di un anno che ci impegna fortemente nel nostro volontariato dell'Istes, in collaborazione con la Caritas, con il laboratorio Idea, con l'associazione di volontariato San Martino, ma che prevede anche, e questo è grazie al contributo della Fondazione Carit, un contributo